Questo è il processo di creazione di una delle tante opere della giarrese Silvia Pagano. Classe 1987, sin dalla più tenera età sviluppa una forte inclinazione per l'arte. Creatività e accurato spirito di osservazione sono i due tratti principali del suo carattere che la condurranno attraverso un percorso che porta da uno stile basato sul mescolarsi di tanti colori, dove l'intreccio delle forme geometriche sinuose origina molteplici emozioni, fino all'iperrealismo. Diciamo che io ho sempre amato l'arte, quindi l'arte è sempre stata una mia grandissima passione, però prima diciamo che facevo più cose intanto appunto per me, proprio era un astrattismo, quindi un qualcosa di totalmente diverso. Successivamente invece proprio è nato questo amore verso l'iperrealismo, che è proprio questa tecnica che da una fotografia tende appunto a riprodurre la realtà, quindi io prima compongo l'idea tramite una fotografia e successivamente invece è tutto un lavoro che si svolge dal foglio bianco matita su carta fino ad arrivare alla realizzazione appunto finale, e devo dire appunto che è uno stile che mi rappresenta molto e che sento molto mio, infatti sto anche 10-12 ore al giorno proprio disegnando senza stancarmi. Il disegno non lascia forse molto spazio ai colori, come si lega questo discorso anche all'operare in un luogo invece molto colorato, quello è poi la Sicilia? Sì, diciamo che ultimamente sto anche cominciando un approccio con le matite colorate, quindi mantenendomi sempre sulla gamma delle matite però colorate, anche se devo dire che il bianco e nero è un qualcosa che mi rappresenta di più, proprio perché comunque riesce a dare quei contrasti, quelle luci che secondo me rendono poi di più e quindi sono anche più d'impatto rispetto appunto all'osservatore che va a guardare il mio lavoro. Quali sono i soggetti prediletti? Allora sì, i soggetti che preferisco sono sempre figurativi, quindi amo molto rappresentare gli sguardi o comunque anche le mani, quindi mi soffermo molto sul dettaglio, quindi anche sul poro della pelle, sull'impronta digitale, proprio perché credo che l'iperrealismo poi sia questo, riuscire a portare su carta il singolo dettaglio per far sì che sembri appunto quasi una foto. Quindi principalmente è questo i soggetti che tratto, però anche appunto scorci della Sicilia, quindi inferriate, porte insomma un po' particolari, quindi cerco anche di rappresentare altro. Tantissimi riconoscimenti ottenuti, fra i più degni di nota la selezione al 19° concorso nazionale d'arte contemporanea Saturarte di Genova con l'opera Entropia, la selezione di Vittorio Sgarbi tra oltre 200 artisti per la collettiva d'arte contemporanea Caput Mundi a Roma, e nel 2016 arriva il premio Giovani al 21° concorso nazionale d'arte contemporanea Saturarte 2016 con l'opera Marina. Poco tempo fa a Venezia, all'Arsenale di Venezia, sono stata selezionata tra oltre 3.000 artisti in uno dei concorsi internazionali più importanti, che si chiama Arte Laguna Prize, e grazie a questo sono stata selezionata per una residenza artistica dove andrò a settembre in Belgio, dove quindi appunto sarà un'occasione insomma per riuscire anche a far vedere la mia arte a livello internazionale. Oltre questo, progetti futuri? Allora sì, diciamo che comunque continuerò sempre a lavorare, quindi su nuovi lavori, quindi anche su delle dimensioni abbastanza grandi che sicuramente sono anche più di impatto, e ovviamente poi partecipando sempre sia a alcuni concorsi ma anche a alcune collaborazioni e mostre che grazie appunto ai concorsi poi sono sempre dei trampolini di lancio per poter esporre in vari posti sia in Italia che all'estero. E in particolare la profondità degli sguardi dei soggetti rappresentati che sembrano uscire fuori dai fogli e le impressioni riportate in maniera fedele con l'estrema cura dei particolari a fare dell'arte di Silvia Pagano una vera e propria eccellenza e al contempo magia. In chiusura, cos'è per te disegnare? Ma io direi che prende tutto, cioè la mia passione. Io anche quando sono impegnata con altre cose, però io la matita non la riesco a mi abbandonare, quindi io veramente sto anche 5 ore al giorno sono sempre comunque a disegnare, perché appunto è come dicevo prima, quindi la mia passione, quindi è ciò di cui non posso fare a meno.